iniziamo la cerimonia di piantumazione di un albero nell'ambito della campagna Plantamos Memoria. Il saluto introduttivo è affidato al rettore dell'Università di Pisa, Paolo Maria Mancarella. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Voglio subito ringraziare Sua Eccellenza l'ambasciatore dell'Argentina in Italia, Roberto Manuel Carles, per essere qui con noi, e proverò a farlo maldestramente nella sua lingua. Es un verdadero honor, apreciado embajador, así como un placer recibirle en nuestra universidad en un día tan especial. Bienvenido a Pisa. Perdón si continúo este breve saludo en italiano debido a mi falta de familiaridad con el idioma español. A distanza di poche settimane dalla giornata della solidarietà, siamo nuovamente insieme per tener fede ad una promessa: l'adesione dell'Università di Pisa all'iniziativa Plantamos Memoria, che accoglie l'appello di Vera Vigevani Jarach, delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo, che in occasione del 45esimo anniversario del golpe argentino hanno dato vita a questa campagna, grazie alla quale saranno piantati in giardini pubblici e privati 30.000 alberi, tanti quante le persone desaparecidas. È un gesto forte, nel cui valore simbolico vi è tutta l'urgenza di ristabilire il legame spezzato tra memoria, verità e giustizia, i tre principi che animano il movimento delle Madres e delle Abuelas de Plaza de Mayo, come i membri dell'Associazione 24 Marzo Onlus, che saluto e ringrazio per essere qui con noi quest'oggi. Bene, gli stessi principi hanno mosso il nostro Ateneo nella decisione di dedicare proprio alla memoria questo nuovo polo didattico, dove ci troviamo oggi pomeriggio, e che ci hanno fatto scegliere tra tante piante un mandorlo. Si tratta di un albero che qui in Toscana è arrivato da lontano, come del resto questa iniziativa, e che si erge solitario nelle nostre campagne annunciando nel suo essere il primo albero a fiorire l'arrivo della primavera. In esso risiede quell'idea e quell'immagine di rinascita così importante per tutti noi, in questo periodo, oggi forse più che in passato, e che può realizzarsi solo partendo da una solida memoria. Parafrasando quanto scriveva nel 1975 Pierpaolo Pasolini, avere cura della nostra storia, della nostra memoria, ci permette di accorgerci che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili. Parole dietro le quali si sente l'eco di Antonio Gramsci, che più di un secolo fa ammoniva tutti sulla pericolosità di un'indifferenza che fa sì che il male si abbatta su tutti, mentre, e cito testualmente, nessuno o pochi si domandano se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo. Ecco, noi siamo qui perché abbiamo scelto di fare il nostro dovere, di essere come Vera Jarach, partigiani della memoria, e dire no a quell'indifferenza che troppo spesso ci fa dimenticare la nostra storia. Una scelta che rinnoviamo continuamente anche oggi piantando quest'albero. È un albero per non dimenticare i 30.000 che 46 anni fa sparirono nel nulla, vittime di un regime tra i più crudeli di sempre, deciso a cancellare ogni forma di opposizione. Un albero per ricordare tutti coloro che nel tempo sono stati inghiottiti dalle pagine più oscure della storia umana. Un albero perché l'essere umano smetta di assistere passivamente a quanto gli accade intorno e perché tutto ciò non succeda mai più. Grazie. Grazie. Chiamo l'ambasciatore dell'Argentina in Italia, Roberto Manuel Carles. Bene. Buonasera a tutti, a tutte. Devo dire veramente che sono commosso per questo incontro. Sono già 24 marzo che non ci possiamo trovare, come tutti gli anni, nella Piazza di Maggio, il posto dove ogni anno andiamo a ricordare le vittime,
i 30.000 desaparecidos, ma anche a rendere omaggio alle madres e abuelas de Plaza de Mayo, grazie alla loro lotta, alla loro convinzione, a che loro non hanno avuto paura in momenti in cui tanti anche si nascondevano, e che siamo riusciti ad arrivare a questo processo di memoria, verità e giustizia, dopo più di 20 anni di impunità nella Repubblica Argentina. Sono grato, ringrazio, non mi stanco di farlo, l'Italia e tutte le città italiane per l'accoglienza a tante centinaia di argentini e di argentine che sono venuti a trovare un luogo sicuro in Italia, quando la loro patria non gli permetteva di avere una vita, di sognare, di sviluppare rapporti, ideali. Sono stati più di 20 anni di impunità, fino a che nel 2004, con la decisione dell'allora presidente Néstor Kirchner, è ricominciato un processo di inchiesta sul nostro passato. Un processo che era necessario, perché non c'è memoria e verità senza giustizia. Però è vero anche che durante tutti quegli anni sono stati le madres e abuelas che hanno tenuto viva la fiamma della memoria di quelli che hanno lasciato la loro vita all'orrore. Quindi questo omaggio è per loro, per madres e abuelas. So che c'è una lettera della nostra cara Stella De Carlotto, che sarà letta adesso, e anche di Vera Vicevani. Sono loro l'esempio, come diciamo noi, della fortezza del mai più. Nell'Argentina, 45 anni fa, è stato un colpo di Stato che ha avuto lo scopo di trasformare la struttura economica e produttiva dell'Argentina. Se vediamo quali sono stati i risultati di quel processo, forse possiamo credere che hanno vinto, che quelli che hanno commesso i crimini più atroci della nostra storia hanno vinto. Ma invece, quando vediamo la lotta di persone come voi, di madres, di abuelas e di tanti giovani che in Argentina ancora sognano con un futuro migliore, siamo convinti che non ci hanno vinto. Siamo in piedi, e siamo in piedi ancora per mettere ancora una volta l'Argentina a camminare sui sogni e nella strada del futuro. Per quello io voglio ringraziare l'Università di Pisa, voglio ringraziare la città, il rettore, il sindaco, per ricevermi e per permettere questo omaggio in questo luogo che è anche tanto simbolico, per ricordare in modo permanente anche momenti oscuri del vostro passato. Guardiamo avanti e sempre pensando in costruire giustizia, memoria e verità. Grazie a Madres e Abuelas de Plaza de Mayo, grazie a voi. Interviene ora Ugo Sing Chuan, referente per la Toscana dell'associazione 24 marzo Onlus. Vi leggerò e ringrazio il rettore Mancarella per l'adesione alla campagna Plantamos Memoria e saluto i partecipanti, le autorità, gli amici e compagni dell'AMPI e delle altre associazioni che ci accompagnano. Siamo felici per la presenza dell'ambasciatore Roberto Carles, che con la sua partecipazione testimonia la volontà del nostro governo in sostegno alle cause dei diritti umani che ci guidano. Un ringraziamento di cuore al professore Saule Panizza, con cui
abbiamo avuto il piacere di collaborare e siamo anche in compagnia delle nostre madres e abuelas di Plaza de Mayo che partecipano da Buenos Aires. Nunca más. Mai più abbiamo detto ad alta voce ed è perché abbiamo attraversato la peggiore delle dittature e siamo stati perseguitati. Fra i referenti argentini qui presenti siamo in due ad avere familiari uccise. Claudia con le sue sorelle Leonora e Maria Zimmerman, di appena 16 e 18 anni, studentesse del Collegio Nacional de Vicente López, desaparecidas. Ed io, con mia moglie Monica Morán, di 27 anni, scrittrice, poetessa e attrice, fucilata nel centro clandestino dell'esercito a Bahia Blanca. Vedete, nel nostro paese hanno trovato rifugio madres come Vera Yara, italiana, o Sara Rus, polacca, sopravvissuta da Auschwitz. Ma anche gerarchi nazisti, come Adolf Eichmann, Joseph Mengele ed Erich Priebke, per parlare dei più noti, e che la svastica presidiava in tante sale di tortura. Noi siamo testimoni vivi di quella barbarie, militanti per i diritti umani, anche dell'arte e della cultura. È significativa la piantumazione in questo luogo, qui, all'Università di Pisa. Sono approdato in Toscana da Fujasco, poche settimane dopo il colpo di Stato e l'uccisione di mia moglie. Nel bene e nel male, provenivo dalla mia Università Nacional del Sur di Bahia Blanca. Qui trovai riparo nell'immediato. Ho avuto doni preziosi, vitali, l'accoglienza, la solidarietà, l'amicizia. La Toscana diventò la mia terra di adozione. Significativa e anche la sostanza a cui fa riferimento San Rosore 1938. Le leggi razziali e 80 anni dopo, le scuse dei rettori delle università italiane per le persecuzioni subite dagli ebrei in campo accademico. Non è soltanto una formalità, ma l'assunzione di responsabilità che, oltre alla rivendicazione delle vittime, significa anche un approfondimento della qualità democratica delle istituzioni. Ringrazierò dell'invito al professor Mancarella con un libro raccolto di poesie di mia moglie. La editrice è stata la mia Università Nacional del Sur, di Bahia Blanca, nell'anno 2014. Da notare che è da qualche questa edizione è da qualche tempo dopo il primo processo in cui sono stati condannati gli aguzzini di Monica e di altri. Allora cominciarono ad arrivare i riconoscimenti. Ecco il ruolo della giustizia nell'affermazione della verità e della memoria. In me sono presenti, e voglio ricordare, anche le madres e padres dei nostri compagni universitari. A Celia Ginsky, la mamma di Edoardo, maestra,
che vincendo le paure imposte dal regime, per prime sono andato nella piazza della mia città, militare e militarizzata. Meno male che ci sono i ragazzi, disse Celia ai suoi compagni. E dall'altra parte, meno male che ci sono le madri, dissero i compagni fra di loro. E marciarono insieme. Ecco là, la forza del collettivo. All'abuelo Metz, un ferroviere, in pensione alla ricerca del suo figlio, sua nuora e il neonato rubato dai militari. Si confrontò in prima persona con il dittatore Videla e gli altri militari ed anche con le gerarchie ecclesiastiche. Scusate, una persona di solida formazione, un comunista con gli attributi. Scusate. Il mio dipartimento di economia fu smantellato e le persone finite in prigione clandestina, esilio interno o esterno, morte civile e anche fisica come destinazione. Inoltre, nella mia qualifica di agente universitario, faccio parte dei primi 50 esonerati, di cui 4 assassinati. L'università fu assalita dall'interno. Interventori, commissari, militari e prima ancora dei fascisti collaborazionisti e tutta quella canaglia intorno. Sicari al soldo del rettore commissario, dentro la mia università, spararono a bruciapelo al rappresentante della Federazione degli Studenti, David Guatus Reguello. Crimini nella mia città di origine, che all'epoca aveva 200.000 abitanti, talmente concentrati sull'educazione, guardate, che i processi, e siamo al settimo, per crimini di lesa umanità, si svolgono non nelle sale dei tribunali, ma all'aula magna dell'università. Ecco, attualmente si sta svolgendo il settimo e a distanza di 45 anni è la prima volta che la Procura ha chiesto che venga concessa la laurea, un riconoscimento honoris causa a David Guatu Sirvuelo, rappresentante degli studenti uccisi. Casualità o causalità, le persecuzioni si scagliarono contro gli intellettuali, qui per ragioni etnico-religiose, in Argentina politico-ideologiche. Il risultato non cambia. Abbiamo iniziato una campagna perché sia riconosciuta la laurea a David Guatu Sirvuelo. A breve vi farò arrivare la documentazione in modo che l'Università di Pisa, se lo desidera, possano anche partecipare. Potrei continuare a parlare, vi lascio il resto all'Università assieme ad altri documenti, assieme al libro di Monica Morano. Non so a chi lo posso dare, io ho finito, io ho parlato di che c'è stato. Adesso le mie compagne parleranno del futuro parlano le nostre madres e abuelas. Grazie a voi. La dottoressa Ruth Dislang, rappresentante dell'associazione 24 marzo Onlus, darà ora lettura del messaggio inviato da Estela Barnes de Carlotto, presidentessa dell'associazione Abuelas de Plaza de Mayo. Estimado professor Mancarella, rector de la Universidad de Pisa, de mi mayor consideración, con mucha emoción me entero de su decisión de homenajear a mis compañeras de lucha plantando un árbol en el patio del edificio universitario Polo de la Memoria San Rossore 1938, como parte de la campaña Plantamos Memoria. Desde mi casa, donde sigo un estricto aislamiento por la pandemia, sigo trabajando, porque la búsqueda de los nietos y nietas que faltan no se detiene. La campaña Plantamos Memoria es parte de esta lucha que seguimos llevando adelante con mis compañeras y los nietos y nietas que hoy nos acompañan.
Históricamente, hace más de 40 años, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se conmemora en distintas plazas de toda la Argentina y el mundo. Pero con esta campaña desafiamos a la pandemia y logramos llevar la plaza a cada casa e institución de todo el mundo y que él nunca más siga presente. Hoy, la Universidad de Pisa, gracias a su colaboración, es parte de este abrazo solidario a nuestra lucha. Muchas gracias. No quiero olvidarme de agradecer la participación del nuevo embajador Roberto Carles en visita oficial y a las compañeras y compañeros de 24 Marzo y Rete per l'Identità en Toscana, quienes desde hace muchos años nos acompañan en esta lucha por la restitución de todos los nietos que falta encontrar. Le envío mi abrazo fraterno. Estela Barnes de Carlotto, presidenta Abuelas de Plaza de Mayo. Ora, fra un pochino, sentiremo anche il messaggio di Vera Vigevani Jarach. Prima di sentirlo vorrei portarla un po' con qualche parola qui fra di noi, perché molti qui l'hanno conosciuta ed è stata già evocata mentre aspettavamo l'inizio della cerimonia. Vera, che è una compagna e carissima amica, ma è soprattutto una persona straordinaria che non devo assolutamente mettere su un piedistallo perché lei si arrabbierebbe. Tant'è vero che dice nel film, nel documentario Il rumore della memoria, realizzato da Marco Bechis, che l'importante non è la viaggiatrice ma è il viaggio, ed è esattamente questo lo spirito con cui ha compiuto un'infinità di viaggi in Italia, da nord a sud, dall'Adriatico al Tirreno, e in questi ultimi circa 3 lustri, quindi già in tarda età, sempre seguendo questo suo fortissimo impegno di partigiana della memoria, come ha evocato anche il rettore prima, e che è una cosa molto bella perché va molto al di là della mera testimonianza, va al di là dal ruolo di perseguitata, dal ruolo di familiare di vittima, per aprire un dialogo con i giovani, e lei ci riesce benissimo, in cui apre spiragli sul senso di impotenza che noi tutti sentiamo, e i nostri giovani più di noi, in questi anni. E quindi questo è ciò che la contraddistingue. Arrivo all'ultima volta, all'ultima occasione che l'ha vista qui a Pisa, perché la Toscana e in particolare Pisa ha sempre rappresentato un baricentro delle sue attività qui in Italia da molti anni. Vera è stata fortemente voluta qui a Pisa sia dalle istituzioni che dalle associazioni della società civile che sono presenti anche qui oggi. E quindi l'ha vista grazie all'organizzazione dell'Università di Pisa nel gennaio 2020 per il Giorno della Memoria nella splendida Aula Magna della Sapienza, incontrare molti studenti. In quel momento non immaginavamo che stavamo andando incontro a una tremenda pandemia. Vera ritornò a casa sua a Buenos Aires alla fine di febbraio, recandosi in isolamento volontario, che poi divenne obbligato all'espandersi dei contagi anche là, e dura per tuttora. Non si è persa d'animo ai suoi 93 anni che ha compiuto a marzo di quest'anno, in realtà ne aveva 92 quando si è attrezzata per partecipare a tutte le attività online, inviando video messaggi. Ed è stata da quel momento in poi più presente di prima qui in Italia. Quindi la prima grande occasione fu la festa della liberazione, 25 aprile del 2020, come l'AMPI, Bruno Possenti dell'AMPI sa bene, e quindi lei farà anche riferimento a questo. Quindi passo la parola a Vera con la voce della bravissima e carissima professoressa Marilu Chiofalo.
prima di leggere le parole di Vera, desidero dire che sono particolarmente felice ed è una gioia per me essere qui, avendo camminato per un lungo pezzo di strada della vita insieme alle Madres e alle Abuelas de Plaza de Mayo e all'associazione 24 Marzo Onlus. E camminare insieme con loro è stato come srotolare il filo della genealogia femminile e della autorità femminile delle Madres e delle Abuelas, non singolarmente ma di loro insieme. Un'autorità che nutre il mondo, come abbiamo potuto sentire anche dalle parole delle nostre autorità oggi, del mio rettore e del signor ambasciatore di Argentina in Italia. Vera intitola questo suo messaggio "Aggiornamento dopo un nuovo 25 aprile". Rileggo ciò che scrissi l'anno scorso per il 25 aprile 2020. Vorrei in qualche modo aggiornarlo per una commemorazione che include la piantumazione di un albero dedicato alle Madres e alle Abuelas de Plaza de Mayo. E ovviamente in un anno qualche cosa è avvenuta e la pandemia si è purtroppo aggravata con nuove varianti del virus. Per ciascuno nel mondo i tempi sono stati diversi, per qualcuno velocissimi, per altri lenti e strapieni di riflessioni. Preoccupazioni e tristezze non sono mancate e le incertezze per l'avvenire sono una presenza pesante per tutti. Ma non tutto il male viene per nuocere. Abbiamo imparato a riunirci virtualmente, sapendo però che non tutto è virtuale, non lo sono i sentimenti, né le idee e ancor meno per molti la volontà di unirci inventando nuove e mai violente strategie per cercare di migliorare il mondo. Questo obiettivo di sempre, da sempre apparso un'utopia, diventerà urgentissimo e forse sarà la volta buona per trasformare i sogni in realtà. Non potremo più andare avanti guardando dall'altra parte, né potremo essere indifferenti, perché sarà imperiosa la necessità di far fronte alla miseria, la fame, la mancanza di lavoro, i grandi danni all'ambiente, odi che spingono, come suole accadere nelle grandi crisi economiche e sociali, per dare la colpa a certi capri espiatori, tramutatosi in persecuzioni, razzismi, genocidi. Le varianti del virus, di cui la scienza dovrà tenere conto per aggiornare i vaccini, forse ci indurranno a nuove lotte sindacali, nuovi comportamenti ed azioni per proteggere la natura, l'ambiente, il nostro unico habitat, il nostro pianeta. Il rispetto dei diritti umani, tutti, a cominciare da quello verso l'altro, uguale e diverso sempre. Il rispetto per la dignità di tutti ed un'azione forte per la giustizia sociale, per tutti. In questo senso, se voglio aggiornare dopo un anno le nostre volontà e le nostre speranze, devo cercare di non cadere nel pessimismo, che è davvero una brutta malattia e anche molto contagiosa, per ridare a noi tutti un poco di coraggio. Difendiamo anzitutto la salute e la vita. Questo non è cambiato, anzi, si è fatto ancora più pressante. Proteggiamo la democrazia di fronte al pericolo dell'insorgere di nuove tendenze fasciste che vediamo proprio in questi giorni in diversi paesi. E impariamo anche, con pazienza e rispetto per tutti, a raggiungere un consenso per agire bene tutti insieme. In quanto a questa cerimonia, è di nuovo un albero a simboleggiare la vita che continua e continuerà anche meglio se protetta dalle nostre cure. E cerchiamo di ascoltarci tra generazioni, tra alunne, alunni e maestre e maestri, perché tutti impariamo e tutti insegniamo. Le stagioni si susseguono ancora rispettando abbastanza le diversità climatiche. Voi in Italia vicini all'estate, noi in Argentina già con giornate quasi invernali. Quando ero bambina, in Italia, si cantava a maggio. L'inverno è passato, l'aprile non c'è più, è ritornato maggio col canto del cucù. Lo possiamo cantare assieme, piantando un bell'albero, incontrandoci virtualmente nel luogo scelto, che sarà la casa di questa piccola pianta, che, speriamo, crescerà bene e rappresenterà anche noi vecchie, che non ci saremo certo più, e tutti coloro che sono nel nostro cuore e pensiero per sempre, come i nostri e le nostre desaparecidos. 30.000 presentes, ahora y siempre.
Il rettore consegnerà ora la medaglia dell'Università di Pisa all'ambasciatore Roberto Manuel Carles. Invito quindi i colleghi del Centro Avanzi a effettuare la sistemazione finale dell'albero.